esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. 3, 2, 1, via! Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale a terra. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Mountain Climbers. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sforbiciate! Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia la schiena ed esegui le sforbiciate con le gambe a 90 gradi. Non dondolare durante l'esercizio, per riuscirci mantieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Jump squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice.
Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank con scalata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Doppio saltello più rotazione della gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato con salto. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta, senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, roll up. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni le braccia distese lungo il corpo e le mani a terra. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Non sollevare i piedi durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. Tre, due,
1, via. Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese. Per riuscirci, tieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, jumping jack più pugno laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching addominale. Tre, due, uno, via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. Cinque, quattro, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via.
Fai attenzione a non inarcare la schiena. La zona lombare deve essere perfettamente aderente al suolo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Allunga le braccia lentamente per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Per distendere bene i muscoli dorsali, devi formare una C con la schiena. Il collo deve essere rilassato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via. Non piegare la gamba. Per raggiungere il massimo allungamento occorre che sia sempre ben distesa. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!